La FISDIR, in collaborazione con la SD Sosport di Urbino, nata al fine di avviare alla pratica sportiva i ragazzi del centro socio-educativo Francesca, ha individuato nella pallavolo una delle discipline sperimentali meritevoli di attenzione e promozione. Per la disabilità intellettiva relazionale è una delle attività più difficili da praticare, poiché sport di situazione è unico sport di squadra che impone il passaggio come regola fissa di gioco, dove in ciascuna azione il 50% della squadra è chiamata in causa. Altra peculiarità è data dalla densità di occupazione del campo. Questo significa che 6 atleti devono convivere in uno spazio di gran lunga ridotto rispetto ad altri sport, e questo aspetto, in persone con disabilità intellettiva e relazionale, assume un'importanza rilevante. Uno degli elementi positivi della pallavolo in ambito FISDIR è che, non essendo uno sport di contatto, facilita la partecipazione e l'inclusione in squadra anche alle ragazze. Allo scopo di avvicinare atleti appassionati a questa pratica, sono stati organizzati 2 campus ad Urbino nel 2011 e nel 2012, 3 campionati promozionali sperimentali a Roma nel 2009, 2010 e 2011 e meeting all'insegna di tornei e dibattiti, come Pallavolando nel 2009 sempre ad Urbino. Lunedì 29 ottobre si è poi svolta la giornata di incontro e allenamento con Mauro Berruto, coach della nazionale italiana maschile di pallavolo bronzo alle Olimpiadi di Londra. All'evento hanno partecipato gli atleti della Sosport Urbino, della Dimensione Uomo Napoli, della Lanile Volley Bologna e dell'AIA Studentes Ravenna. Il tecnico ha partecipato attivamente alla seduta, chiudendo la mattinata con un invito ai ragazzi presenti ad una delle prossime gare dell'Ital Volley. Bilancio positivo quindi per Luca Medici, che analizza lo stato del movimento pallavolistico. La pallavolo in Italia per ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale in questo momento ha uno stato di inizio, di embrionale. Siamo da circa 4 anni e mezzo che lavoriamo io e la Cristina Ranocchi in quest'ambito. Stiamo cercando di portare più associazioni e ragazzi possibili alla pratica della pallavolo. Ci stiamo accorgendo ovviamente che è difficile creare un movimento da zero, però le potenzialità ci sono, la disciplina lo permette, perché ci sta dando, come si è potuto vedere, degli enormi input per avere dei risultati futuri magari. L'obiettivo da qui a 4 anni magari è quello di ovviamente aumentare il numero, sicuramente crescere come movimento, ma anche crescere come personale addetto alla crescita appunto del gruppo. Stiamo cercando attraverso la federazione di creare un gruppo di persone che abbiano comunque le qualità, le competenze per portare avanti questo movimento. La crescita di questo settore passa quindi per i meeting come quello di Fermignano, in cui sono risultati decisivi i contributi delle istituzioni locali e non, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, il Comune di Fermignano, la polisportiva fermignanese e l'intramontabile partner Giusto Gostoli. L'incontro con Berruto conferma che il cammino intrapreso verso il riconoscimento della pallavolo come sport praticabile anche in ambito FISDIR ha un futuro in cui credere. Pallavolo sport più di squadra degli altri sport di squadra, perché? Perché è l'unico sport al mondo che si gioca con la palla, nel quale il passaggio è obbligatorio per regolamento. Nel nostro sport è proibito dal regolamento controllare il pallone, è proibito toccare 2 volte di fila, quindi chi non entra nel meccanismo necessario del fatto che il passaggio è determinante per il risultato dell'azione non può giocare a questo sport, quindi lo è nei fatti anche proprio in virtù del regolamento. Sicuramente è complesso perché è un gioco dove la tecnica è complicata, è difficile da imparare e non è così immediata come un lancio o un calcio della palla, quindi io sono sinceramente stupito di quello che ho visto, perché questi ragazzi sono proprio bravi ed è bellissimo vederli giocare, vedere la cosa più spettacolare della pallavolo, che è la palla che rimane in aria, no? Per tanto tempo, non è per niente facile, quindi davvero complimenti a questi ragazzi e naturalmente chi li allena. Perché lo consiglieresti come sport? Perché è lo sport più bello che esista, perché è davvero, come dicevamo prima, uno sport di squadra, perché è uno sport che in tutte le sue accezioni rappresenta ancora un modello pulito del nostro sport, perché è uno sport che ha vinto tanto e che ha dimostrato di essere un'eccellenza per il nostro paese in tanti anni. Ormai è dal 96 che la nostra nazionale maschile, per esempio, arriva a giocare a medaglia ai giochi olimpici, quindi è sicuramente un patrimonio del nostro paese, abbiamo una grande cultura pallavolistica e quindi mi auguro che questa cultura possa sia
al maschile che al femminile proseguire. Naturalmente mi auguro, spero e sono certo, insomma, che anche il contributo dello sport d'élite possa essere invece importante per trovare risorse, queste sì, per permettere iniziative come questa di proseguire, perché poi è ovvio, insomma, c'è una faccia della medaglia che è quella dello sport di vertice, però lo sport di vertice ha senso se è un modello poi per lo sport di base o per le iniziative che hanno anche un profondo significato sociale come questo.